sto in tanto caldo. Ma sì, dai, Bergamo bene. Scusi, cosa costa questo a fili da coltelli? Sì, questo filo a coltelli cosa costa? 15. Capito. E questo è modo 10, nelle due versioni, ho capito. Che serve per tagliare, per sminuzzare. Sì, per sminuzzare le verdure. Grazie. Perfetto. Buongiorno. Allora, il pitto? No, non ci abbiamo il pitto. Ah, non ce l'avete? Il mio marito. Di pomo questo. Ah? Ho capito. Italiano. No, io non intendo, guarda. Non ho mai preso. Ah, oh, non c'è nessuno che sia. No, qua pitto no, signora. Ah.
Roberto Dalla Chiesa deve unire tutti nella lotta alla mafia, così il Presidente. Fare, quindi oggi noi dobbiamo soltanto impegnarci a lavorare seriamente per contrastare questo drammatico fenomeno, ma la sua morte non è, deve essere un monito per tutti noi. Il debito pubblico che deve essere ridotto, insomma l'Italia da sola può fare un... si chiede a questo governo di... quelle che ha citato anche lei dell'evasione fiscale. Quindi se noi andiamo in tutte queste direzioni, appunto proprio denunciate speculazioni molto anche, ma soprattutto nelle filiere petrolifere, lì c'è una convergenza nella filiera petrolifera per parlare dei carburanti, della benzina e poi anche del riscaldamento, perché anche questo è filiera petrolifera. Ecco, lì noi denunciamo tante cose. Innanzitutto denunciamo che non c'è un'adeguata modernizzazione del settore. Voglio tradurre in parole più semplici, bisogna liberalizzare il settore. 2001 Odissea nello spazio, ma è vero che le tute utilizzate dai protagonisti di 2001 Odissea nello spazio hanno ispirato la NASA per disegnare le tute poi degli astronauti, dei tre astronauti che sono andati sulla Luna? I focus di produzione di 2001 vedevano tra i vari partner queste, anche la NASA stessa o anche le altre compagnie come la Pan Am eccetera, in modo che il film fosse una sorta di spot per queste campagne, per queste aziende. Lei, D'Alessandro, non lavorava ancora con Kubrick quando lui girò 2001 Odissea nello spazio, la sua collaborazione è cominciata con la Lancia Meccanica. Ma non prima. Ecco, che idea lei si è fatto? Lei ha seguito anche le riprese di Arancia Meccanica, fu un film fortissimo che provocò scandalo, enormi polemiche. Lei che cosa chiede? Da uomo del sud, da italiano di Cassino, si ritrovò catapultato in questo film davvero incredibile. Che idea si è fatto lei? La cosa che io guardavo con Andros, il suo ex assistente. Lo faceva vedere i pezzetti, per me io lo trovavo educativo, non offensivo. E poi stanno, mi ha cominciato a parlare, ma tu che ne pensi di questo, per esempio, quello lì, no? E sì, per me è educativo. Mentre invece gli altri hanno interpretato tutto. C'erano scene di violenza davvero esasperate. Sì, sì. Sì, così lui ha deciso di ritirare il film totalmente, e infatti poi è stato Filippo, quando è che vai dopo la morte? Sì, in Inghilterra è stato proiettato Arancia Meccanica per la prima volta in modo ufficiale nei cinema solo dopo la morte di Stanley Kubrick, perché questo bando che il regista ha imposto è durato ben oltre la morte, nel 2001 mi sembra.